Nuovo appuntamento con Cattive Frequenze, buon inizio settimana, indipendentemente dai vari orari in cui noi andremo in onda, perché Francesco, sei molto battiato. Ancora lenti, treni, teto, zer. Buongiorno a Gino Astorina, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Buongiorno Francesco. Fantastico, fantastico Gino. Che ciao, io sto bene, insomma, si combatte giorno per giorno. Gino ha veramente un retro bottega da dove è collegato, sì, diciamo che è straordinario. Ti ringrazio Francesco, diciamo che lo studio creativo diciamo è la, come si può dire, il vano per lo ha arredato per far sì che magari dei momenti liberi si viene qui a creare qualche cosa. Poi solitamente qui noi mettavamo il mociovilè dalle scope, la paletta. Stupendo, veramente. Ma si è pensato ad aggiustarlo un pochino. Stupendo, anche quei giochi di luce, quelle, ma veramente meraviglioso. Ma ora. Sì, ma solo per oggi, perché poi ritornerà ad essere una lavanderia. Siccome ti vedo sorridere, questo mi fa piacere, ti vedo anche bello in viso, colorito e tutto quanto. Adesso. Sono smorfie di dolore queste. Ah. Sì, ma io tanto ti faccio passare il sorriso, perché oggi, come ogni lunedì, parleremo di sport! Ma perché? Ah, parleremo di sport. Allora, partiamo. Vuoi parlare di Scozia? Ecco, Scozia. Allora, innanzitutto parliamo della passerella per Italia-Scozia. Passerella in che senso? Ora Gino mi comincia a commentare in maniera straordinaria. Italia-Scozia è stata una grandissima partita, per chi non lo sapesse, il Sei Nazioni di rugby, un grande nobile sport antico, e l'Italia che soffricchiava una buona tradizione, ma niente a che vedere con l'Inghilterra, con la Nuova Zelanda, con la Francia, cioè, eppure ha vinto con la Scozia all'Olimpico sabato scorso, una partita bellissima, perdeva, poi ha vinto. Ma la passerella di Catanesi, che c'era allo Stadio Olimpico, io veramente ho detto, ma può essere che uno sport così, cioè, buonanima di Benito Paolone, grandissimo amatore e tutto, ma avevamo Sergio Parisi, per chi non lo sapesse, assessore pluridecorato del Comune di Catania, il sindaco Trantino, il senatore Pogliese, foto con Meloni, con Presidente del Consiglio, già sorridente, quasi come se prevedesse quello di cui parleremo nei giorni prossimi, cioè a mente lucida le elezioni in Abruzzo. E quindi ho detto, ma guarda un po' che bella cosa. In più lo speaker, lo salutiamo, Danilo Pasqualino, speaker ufficiale delle partite della nazionale di rugby. Insomma, una Catania che c'è sempre. Bravissimo Fabio, ci fa vedere la foto. Allora vai, sai cosa? Tu sei un diapason, Francesco, tu sei un diapason, perché mi dai il là per vai. Queste cose. Quando una città come Catania dice, ah, ma come noi il calcio, le tradizioni, le cose e via discorrendo, noi forse dovremmo affidarci ad altri sport dove la tradizione e le soddisfazioni sono state tantissime. Sì. Il rugby, o rugby a Catania ha avuto tante belle squadre, a partire dall'Amatori, a partire dal Cus Catania, continuando per la Fiamma, e ancora si è trasformata in San Gregorio. Una serie di squadre che hanno dato veramente il massimo. E la cosa bella di questo sport, oltre ad essere uno sport rude per gente per bene, sai qual è? Una cosa stupenda è che fra Catania e Palermo c'è stata quasi sempre un'osmosi, un cambio di calciatori che da Palermo venivano a Catania, di calciatori, di atleti, di ragazzisti che da Palermo venivano a Catania e viceversa. Uno sport che ha accomunato tantissimo le due città. E forse la presenza, anche perché noi abbiamo regalato tantissimi nazionali al rugby, dai fratelli di Maura a Luciano Catotti, a Falsaperla, ai fratelli. Ma quanto ne sai di rugby, Gino? Ma bravo! Non lo sapevo che avevi questa. Ne sai tanto di rugby, bravissimo. Ai fratelli Failla, poi mi fermo come.
Ma poi non c'era, scusami, il bravissimo che poi è anche televisivo, ha fatto tante cose a Sky. Non il mi Barone. Sta... Esatto, il Barone, bravissimo pure lui, catanese pure lui, grande colonna, certo, del rugby nazionale. Come no? Guardate che adesso si sta affidando un po' al... è un po' fra il giardinaggio e la cucina, esatto, anche nell'isola, nell'isola dei famosi. E diciamo che Catania ha dato tantissimo al rugby, il rugby ha dato tanto perché è stata a un passo, l'Amatori Catania è stata ad un passo dal vincere anche lo scudetto. Uno sport stupendo, uno sport che molte volte viene bistrattato e dimenticato, quando ha dato tantissimo non solo in termini in termini agonistici, ma ha dato tantissimo anche in termini sociali, perché si è innestato, si è inserito in determinati quartieri dove diciamo la forza fisica, questa forza fisica è stata cambiata e virata in qualcosa di eccezionale. Io ora chiedo a Fabio, perché voglio dire, ce l'abbiamo qua. Ma è come se lo chiedessi a quanti, quei 3-4 che ci vedono o ci ascoltano. Secondo me Gino, con la scusa dello sport, no? In questo senso del rugby, sta facendo quei discorsi molto, molto politici. Secondo me, zitto zitto, 4-4, lui forse si candiderà alle europee. Io te la butto là. Perché la parte finale, l'aspetto sociale, l'aspetto i quartieri, mi sa molto di manifesto politico, non so dove si schiererà, ma secondo me proprio alla fa, vedi, anche le movenze, Fabio, inquadralo. Anche le movenze, allora devo... Chiedi a disposizione una giacca. Chi vuole schivare, ma in fondo... No, scherziamo. Sarei un pessimo politico per... No, ma infatti la cosa, credo, prima di fermarci per la prima parte, sottolineiamo comunque che negli ultimi 4-5 anni, ora al di là dello scherzo, molti sport che non siano per forza il calcio stanno dando grandi soddisfazioni al nostro bel paese, perché se penso al tennis con Sinner di recente, penso a questa cosa del rugby, penso allo sci, c'è adesso questa sciatrice bravissima che sta battendo ogni record, addirittura più vittorie di Gustav Tön, insomma... Veramente, lo sport italiano, l'atletica leggera negli ultime Olimpiadi, negli ultimi europei, con tanti bei record, tra salto in alto, la corsa, insomma, davvero che lo sport italiano si sta veramente riprendendo alla grande. Sì, ma lo sport italiano non ha mai avuto del... Vedi che noi, Francesco, forse identifichiamo, questa mi viene un po' di rabbia, noi identifichiamo lo sport italiano principalmente con il calcio, esatto, quando in realtà, se noi parliamo di Fioretto, Sciabola, dei nostri schermi d'ori sono i primi, se noi parliamo di nuoto, noi siamo una piccolissima, cioè, siamo una piccolissima nazione, siamo una specie di linguetta, siamo un lido nei confronti del mondo, siamo ciccabini che ci affacciamo nel... Mi dicono di tagliarti. Sì, sì, sì. Fabio mi dice taglialo. No, cosa? Non è vero. Fabio mi dice che siamo in ritardo. Me posso chiudere. Riprendiamo tra 5 secondi questo bel discorso e poi parliamo di calcio, Gino! Da
Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Ed eccoci nuovamente in diretta. Ero affaccendato a guardare amenità sul telefono. E noi succede, Gino, ci sei? Sì, mi sono spostato un attimo perché dall'altra parte dovevano posare tutti gli attrezzi. Te l'ho detto, si è trasformato. Ora mi sono messo qui nella verandina di fronte al balconcino. Ma fantastico, questa parete a vetri, ti invidio tantissimo. Allora, parliamo di calcio questa volta, per la felicità di Gino che sorride, ma il sorriso gli si bloccherà. Guardate, calcio. Esatto. E allora partiamo dal basso, partiamo dalla Serie C. Detto che comunque non parliamo mai della Serie D, ricordiamo che in Serie D, nel girone che compete la Sicilia, c'è un Trapani che sta facendo un campionato a sé stante e che ieri ha battuto 3-1 la squadra di Reggio Calabria, l'ex Regina, salutiamo Maurizio Pellegrino, che praticamente è quarta, la squadra di Reggio Calabria. Il Trapani l'ha battuta in casa 3-1 e tra il Trapani e il quarto posto ci sono quasi 30 punti, 28 per l'esattezza. Quindi il Trapani sta facendo un campionato a sé stante, oltre 11 punti sulla seconda, che è il Siracusa, che ha vinto 5-0 in casa dell'Agragas, dell'Icata. Insomma, un campionato dove il Trapani sta facendo, cioè vuole tornare subito in Serie C, come il Catania. Le siciliane stanno maramaldeggiando. Sì, praticamente il Trapani sta facendo quello che in un certo senso fece il Catania l'anno passato. Mentre, a proposito di Catania e di Serie C, detto che il Messina ha strappato un punto al Fulmicotone con il catanesissimo Frisenna, bravo il nostro Fabio a ricordarmelo, acciuffando la squadra dell'ex Auteri, perché Auteri è allenatore del Benevento, che era carissimo amico tuo, persona che tu conosci bene. E il Messina quindi è arrivato a quota 40, vediamo le immagini della partita di ieri allo stadio Santa Colomba di Benevento, e praticamente il Messina guarderebbe con simpatia i playoff, cosa assolutamente inaspettata, ma questi 40 punti pesano tantissimo, perché il Messina davvero riuscirà, scongiuri a parte, a trovare una salvezza tranquilla che non era nei piani di inizio stagione. Gino. Sì, è vero, Francesco, non era assolutamente nei piani questa salvezza, e se la sono provata tra capo e collo, e forse sta lì la chiave del successo di questa squadra, sì. Quella di andare in campo e trovare man mano le vittorie, perché senza la grande grossa pressione di chi ti sta intorno, cominci e riesci a giocare in maniera completamente diversa, cosa che a questo punto del bilancio, cosa che a Catania non sta avvenendo. Esatto, esattamente, perché c'è stata la prima di Zeoli, per chi non lo sapesse, insomma, settimana scorsa Lucarelli esonerato, insomma, apro una parentesi, per Lucarelli due esoneri consecutivi in una stagione fanno numero, tant'è vero se ne è parlato anche a livello nazionale, più per questo che per il cambio in panchina. Fanno curriculum al contrario. L'arrivo di Zeoli, grande bandiera del Catania, giocatore appunto che militò nella squadra rossazzurra negli anni passati, ma la sostanza non è cambiata. Catania bulico, Catania sprecone, Catania che riesce a non segnare sostanzialmente quasi mai, e uno 0-0 un po' tristarello contro il Potenza lascia pensare ormai nei tifosi del Catania sia a questo doppio turno casalingo che avrà il Catania, comincerà con l'anticipo a venerdì contro il Cerignola, però la testa è già all'andata della finale di Coppa Italia in quel di Padova il 19 marzo, e la città è spaccata, insomma, vedendo un po' quello che si scrive, leggendo quello, insomma, che si può leggere, insomma, c'è una città spaccata, perché dice stagione assolutamente negativa. Però mi viene da pensare, qua ti faccio il quesito a te, caro Gino, ma a un certo punto lamentarsi per lamentarsi che senso ha? Stringetevi a corte di una stagione da buttare, sì, però è anche vero che puoi avere una fortuna incredibile di andare a fare una finale di Coppa Italia, che se la vinci o la perdi, basta che eviti play out, comunque
partirai dal terzo posto, cioè dagli ottavi di finale. Ma sai cosa c'è, Francesco? Cerchiamo di essere positivi, no? Francesco, mettiamoci nei panni dei tifosi, mettiamoci nei panni, sì, dei tifosi, nei panni di chi la domenica va allo stadio e cerca di, perché non è solo la singola partita, andare allo stadio per il tifoso è un rito, andare allo stadio significa la mia domenica o la mia settimana la concludo qui all'interno di uno stadio dove ci sono i miei benemini che si mettono a giocare. E io, facendo così tanti sacrifici, facendo questi salti mortali, desidero vedere un tipo di spettacolo dove vedo coinvolto una serie di, dici, sai, si perde, però hai sudato, sai, si perde, però. Allora, il Catania sta, la foto del Catania, Francesco, se sì, tu mi permetti, non sì, me ne voglia fra Galà durante le sue, che i suoi ospiti, se per caso dico queste cose qui. La fotografia del Catania di quest'anno sta all'85esimo quando Costantini fa un colpo di tacco in piena area dove non c'è nessuno. Vedi, la foto sta lì all'85esimo quando tu devi far gol a tutti i costi. Non puoi assolutamente cercare un colpo di tacco, ma devi tirare con la testa, col corpo, con qualsiasi parte del corpo tranne le mani, ti devi fiondare, devi cercare la qualsiasi cosa, ti devi sacrificare, non puoi avere quella lucidità da spocchia nel cercare il colpo di tacco. No, ma sono d'accordo con te sul discorso dei tifosi. Mi permetto di dire, tifando per una squadra che mi fa soffrire da sempre, cioè la Roma, vedo, non dico delle similitudini, però a volte bisogna andare oltre il gioco scarso, perché è inutile negare che il Catania sta incontrando delle difficoltà straordinarie quest'anno e le responsabilità sono equamente divisibili tra la società, i calciatori che non si impegnano, la doppia campagna acquisti, gli allenatori che saltano, d'accordo. Però secondo me a un certo punto, umilissimo consiglio, andare solo ed esclusivamente a criticare in senso buono, perché hai i tuoi alibi per farlo, tu tifoso che giustamente, come dici tu, vuoi vedere uno spettacolo, ma quando vedi che la sostanza è quella, andare solo a criticare quando hai uno spiraglio in una stagione disgraziatissima, hai comunque una finestra che ti potrebbe regalare qualche emozione in più. È come quando hai un figlio, non te lo so spiegare, che sai che è chirurgo, cavi di limiti, e a un certo punto andarlo... Francesco, sì, pienamente d'accordo. Poi ma a fine anno fai i conti, cioè... Andiamo su una cosa. E a te danno la possibilità di partecipare a Sanremo. Sì. Di partecipare a Sanremo. Però tu ogni giorno ti alleni, ti metti a cantare e sei stonato come una capra. Come pensi di poter... non di vincere, ma di poterti esibire a Sanremo? Sono sei fuori tempo. Questo è anche vero. Questo è anche vero, caro Gino. Il paradosso che mi fa girare le scatoline da catanese, ma mi incuriosisce anche questa cosa, è che quando questo discorso che fai tu è giustissimo, però poi quando il Catania si è trovato, perché secondo questo tuo ragionamento dici, ma se sei così scarso anche con le squadre scarse, figurarsi in finale a Padova che fai, figurarsi cosa combinerai nei playoff quando avrai squadre più titolate. Ed è là che casca l'asino, perché il Catania paradossalmente, quando poi si è dovuto impegnare, penso a Rimini, penso alla Juve Stabia, penso quando vinse all'inizio della stagione, credo a Caserta 4-0, cioè quando hai quelle partite un po' più particolari, invece giochi meglio. Noi credo che dobbiamo andare... Io me lo auguro. Eh? Io me lo auguro. Non ho capito, te lo auguri? Io me lo auguro, certo. Lo auguro da catanese, ma ci mancherebbe altro, è un augurio che ci facciamo tutti noi, però non possiamo fare di essere sinceri, certo, di essere reali, perché certo, questa è la cosa, è inutile che si va una stagione disgraziatissima. Sì, noi dobbiamo andare a chiudere. Postilla finale per il Palermo, che dopo due sconfitte consecutive e 7 gol al passivo è riuscito a vincere contro il Lecco, il fanalino di coda, che però ha battuto il Parma, che è prima in classifica, quindi 3 punti importanti per il Palermo, che può riempire, diciamo, ai piani altissimi della Serie B.
Certo, figurati. E poi un saluto a Daversa che ha dato un saluto a Daversa che ha dato quella testata al giocatore del Verona. Che è successa questa cosa un po' assurda, che ricordava la pedata di Baldini a Di Carlo in un Parma Catania di tanti anni fa. In bellissimo. All'indomani dei fatti del 2 di febbraio, come è stata una cosa, alla prossima, ciao Gino, Fabio, è andata. Ciao.